a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Z Mindtech e oggi siamo qui in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, siamo in un nuovo episodio dei tutorial dopo che mancava da parecchio tempo. Oggi vedremo come fare una copertina per YouTube con Photoshop, CS6 oppure qualsiasi, insomma ragazzi. Ok, e ce l'ho anche italiano perché senza quello non riesco a lavorare. Allora, oggi farò la copertina per questo video che sto facendo adesso, quindi come fare una copertina per YouTube. Allora, la foto già l'ho fatta, io farò una foto con la mia faccia, lasciate stare la qualità, ma purtroppo è questa la qualità della webcam, S40p, e quindi abbiamo bisogno anche di uno sfondo dietro, quindi texture, scriviamo texture HD 1920x1080 e andiamo alla fine su desktop wallpapers. Comunque vi rimango in descrizione questo link. Io ragazzi sceglierò questo qui, vado su Adobe Photoshop ragazzi, metto file nuovo e dovete mettere larghezza 1280 pixel, altezza 720 pixel, risoluzione lasciate tutto così e qui lasciate tutto come così. Se volete salvate anche come predefinito, ragazzi, io già ce l'ho come predefinito, quindi ok. Facciamo file, inserisci e mettiamo il background. E il background già ci sarà, ragazzi, qui lo allargo poco perché poi si vedono delle striscette. Io faccio anche questa cosa, ragazzi, clicco qui e metto luminosità contrasto e quindi lo faccio diventare più luminoso perché più è luminosa una foto e più attira il video, insomma. Ok, così mi va più che bene. Adesso ragazzi metterò la mia faccia con foto, quindi la piazzo, poi userò ragazzi questo qui che si chiama selezione rapida. Io terrò premuto e praticamente questa selezione rapida vedrà il colore più chiaro, cioè vedrà il colore, non so come spiegarvi ragazzi, il colore diverso dallo sfondo, che come potete vedere il mio sfondo è bianco e io avevo la maglietta blu, qua sono rosa, quindi si nota e quindi l'ha scelto da solo. Quindi ragazzi adesso facciamo Ctrl C, Ctrl V, eliminiamo questa foto con Canc e ragazzi vedrete che è rimasto solo questo qui. Lasciate stare tutte le imperfezioni, adesso le andremo ad aggiustare con la gomma. Oddio, ragazzi, è venuta male perché qui c'è la luce e quindi dà fastidio. Ok ragazzi, lasciate stare la foto di merda, ma poi l'aggiusterò piano piano perché mi è venuta male, ragazzi, la luce. Vi faccio vedere. Vedete, qui c'è una finestra che dà fastidio. E quindi ragazzi, scusatemi per questo. Allora, facciamo di nuovo il click sul livello 1, facciamo Ctrl T e spostiamo la foto. E qui ragazzi ci metteremo il testo, mi faccio così bello grande e lo mettiamo più o meno da questa parte, così. Ok, no, minchia. Oh! Ma si sta sfissando Ceres! Ok ragazzi, scusatemi per l'interruzione, ma sono tornato. C'era il mio gatto che si stava picchiando con un altro. Però lui ragazzi è piccolino, dovete sapere, già l'avete visto nel video scorso. E si mena con un altro gatto più grande. È l'altro gatto più grande che attacca, lui si difende. Ok, quindi premiamo invio, giusto, non va invio. Quindi schiacciamo qui dove ci sono tutti i livelli. Ok, come potete vedere c'è questo. Adesso facciamo clic qua, clic sinistro, poi clic destro, opzioni di fusione e mettiamo la traccia per far vedere che è tipo in 3D, insomma più bella la faccio diventare. Poi l'ombra interna metto io e ovviamente la faccio più tutto più figo. Allora, ombra interna, così, e il bagliore interno, il bagliore esterno e l'ombra interna. Ok ragazzi, come potete vedere qui si è fatta come questa cosa. Andiamo sempre su Google e scriviamo Photoshop
png. Beh, andiamo ovviamente sulle immagini e troviamo una cosa che possiamo utilizzare, tipo questa qui. Questa è png, ragazzi. Ok, questa qui mi va benissimo, è anche png. No, dove cazzo vai? Comunque, ragazzi, se non trovate una foto png, basta che fate salva immagine con nome e mettete qui vi uscirà appunto, non lo so, JPEG. Voi togliete JPEG e scrivete PNG. Poi fate salvo ovviamente dove la volete salvare. Adesso metto file, inserisci di nuovo. E ragazzi, fate così, vedete, si fa tutto brutto se lo fate così. Invece, se invece voi ragazzi tenete premuto Shift e ovviamente fate così, rimarrà sempre insomma di quella grandezza lì, ma non si andrà a disfare. Ok ragazzi, come potete vedere ho fatto la miniatura che verrà in questo video. Mi dispiace un pochino per la faccia che si è fatta, quindi cambio foto e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, come potete vedere l'ho aggiustato, ho fatto questo qui. Quindi direi che questa miniatura è finita. Adesso facciamo file, salva con nome, mettiamo JPEG e mettiamo, non lo so, tutorial Photoshop. Qualità, vabbè, metto 10 e massima, io metto così. Quindi faccio ok e poi. Prima di chiudere, ragazzi, riducete l'icona, andate nella destinazione dove avete salvato la roba là, come potete vedere qui ho tutte le mie copertine. Eccola qua, ragazzi, dovete vedere prima se l'ha salvata bene. Direi che l'ha salvata, quindi posso chiudere Photoshop e mettere no. Quindi, ragazzi, come potete vedere la miniatura è stata fatta, la vedrete anche in questo video che uscirà. Lasciate 3 like per il tutorial di come cambiare la lingua da inglese a italiano, come ce l'avete voi. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi sotto in descrizione Facebook, Instagram, Twitter e tutte le altre cose. Commentate, iscrivetevi, bella.